ma che esempio di piccolezza e di umiltà. Anche noi abbiamo bisogno, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, nei nostri conventi, nelle società civili, abbiamo bisogno di scendere di livello, non innalzarci. No, no, no. Questo porta solo guerre, mai pace. Accogliersi nell'umiltà, nella semplicità. Allora il cristiano, il discepolo di Gesù, chi è? E chiudiamo con questa domanda. Il discepolo di Gesù e il cristiano oggi e sempre è colui che vive nella sincerità della vita, abbassandosi insieme a Gesù. San Pio si è abbassato molto. Quanto l'hanno tormentato, ma noi siamo riusciti a capire quando Pio da Pietrelcina è stato tormentato, quanto lo hanno abbassato, quanto lo hanno fatto soffrire, e che umiltà, silenzio. Vuoi crescere nella grazia? Abbassati.